Parliamo oggi della preposizione in. Quando si usa la preposizione in? Noi italiani, quando la utilizziamo? E che differenza c'è quando invece utilizziamo la a? Allora, partiamo da degli esempi. Io dico, io vivo in Italia. Vedete, ho utilizzato la preposizione in. Questo vuol dire che ogni volta che parlo di un continente, io utilizzo in. Altro esempio, vado in Sardegna. Ogni volta che parlo di una regione, io utilizzo in. La Sardegna è una regione italiana. Vado in cucina. Ricordate, per tutte le parti della casa, vado in cucina, vado in bagno, vado in camera da letto, vado in sala, bisogna utilizzare in. L'unica eccezione è se nella vostra casa o nel vostro appartamento c'è uno studio, cioè un posto dove, una stanza dove si solo studia. In quel caso si utilizza nello studio, ossia in più l'articolo, tutto insieme diventa nello. Sono stata in farmacia, vedete? Guardiamo come finisce la parola farmacia. Finisce in IA. Allora, per tutte le parole che finiscono in IA, ad esempio, vado in pizzeria. Utilizzo in, vado in libreria, vado in birreria. Ricordate, è la fine della parola che decide la preposizione ed è in. Vado in macchina. Per tutti i mezzi di trasporto si utilizza in. Qual è l'eccezione? Dico a piedi oppure a cavallo. Per tutto il resto in. Vado in macchina, vado in moto, vado in motorino, vado in vespa, vado in aereo, vado in aeroplano, vado in treno, sempre in. Alla prossima.